Ok, io adesso lo lascio, speriamo bene. Sì, si vola molto bene. Bello. Sì, sì. Eccolo. Adesso ho curato bene. Trovato bene. Pensava che fosse l'ora di pranzo, adesso proprio prima di pranzo, beh, lasciano. 3. Questo lo voleva mangiare, eh? Vola, vola, è giusto che la questo dovrebbe essere fatto. Va, va. Va, va, va. Sta bene. Questo è uno. Bello, guarda grande. Questo centro nasce per la tutela della biodiversità. Ha 10 anni questo centro. E in questi 10 anni sono arrivati 3.848 animali. Siamo riusciti a curarne e a rilasciarne 1.100, quindi siamo circa sul 30% degli allevi. E nel contempo questo centro è stato visitato da circa 8.000 persone. Come funziona questo centro? Come arrivano gli animali? Beh, gli animali arrivano grazie alle segnalazioni dei cittadini. Le segnalazioni dei cittadini vengono fatte al numero verde del Corpo Forestale dello Stato, il numero verde di emergenza ambientale, che è il 1511. Dopodiché gli animali vengono prelevati da nostre pattuglie, vengono portati qui, vengono preliminarmente visitati come in un pronto soccorso dal veterinario che abbiamo convenzionato, e dopodiché comincia la fase della cura stessa degli animali. Una volta che questo animale è abituato, che ha mangiato, che mangia da solo, che sa mangiare, abbiamo visto, li mettiamo all'interno di questa voliera qua, rotonda, per praticamente riprendere confidenza con il volo, allenarsi e in questo modo possiamo anche vedere se il rapace riesce a fare dei lunghi voli, se vola bene, l'atteggiamento che c'ha, insomma, se è ritornato, che può essere rimesso in libertà. Ricordo un gheppio che è arrivato era stato inanellato 11 anni prima al museo di Helsinki, quindi si era fatto diverse migliaia di chilometri e qua purtroppo era stato ferito da arma da fuoco. È andata bene perché aveva soltanto un'ala leggermente spezzata, per cui è stato rimesso in forma e è stato di nuovo messo in libertà dopo una mesata circa. Per quanto riguarda i rapaci, sono animali che possono avere avuto diverse disgrazie, o gli hanno sparato, o sono andati a cozzare contro qualche ostacolo, oppure sono presi da parassitosi. Vedete, questa è la fasciatura che è stata praticata praticamente a questo piccolo rapace. Ce l'hanno da portato, il veterinario l'ha ritirato, gli ha fatto la radiografia, ha detto è fratturata. Di conseguenza, invece di fare ingessature, non si fanno ingessature, ma vengono immobilizzate. Vengono immobilizzate, poi naturalmente ogni animale che arriva qua è schedato, quindi ha la provenienza, la data in cui viene portato, quello che gli viene somministrato, la fasciatura, quindi noi sappiamo che magari questa deve essere tolta dopo 20 giorni, sappiamo quando deve essere tolta. Questa prima parte è stata allestita con i reperti CITES, e reperti appunto la CITES non è altro che la convenzione di Washington istituita nel 1973 e a cui appartengono 150 stati in tutto il mondo e che praticamente regolamenta il traffico degli animali in via di estinzione e i loro derivati. Qui abbiamo reperti di avorio e quindi l'avorio si intende sia dall'estrazione della singola zanna di elefante che tutte le sue elaborazioni, decorazioni e derivati in quanto souvenir, soprattutto il pellame e proseguendo appunto troviamo il pellame, non so se magari questo è un pellame sia di coccodrillo che di serpenti boa, che è tutto appunto dall'origine dell'animale a tutte le derivazioni.